Vide il coordinamento per la democrazia costituzionale. Oggi avete organizzato questo banchetto per raccogliere delle firme contro la legge elettorale Italicum e contro la riforma costituzionale. Ci può spiegare le ragioni di questa raccolta firme? Le ragioni di questa raccolta firme perché noi siamo dei sostenitori della democrazia e siamo contro chi vuole eliminare il diritto di voto e il diritto della sovranità popolare dei cittadini. Perché la riforma costituzionale praticamente non ha risolto il problema, se il problema ci fosse stato il bicameralismo perfetto, perché il Senato continua ad esistere, semplicemente non sarà più votato dai cittadini ma sarà autonominato dai consiglieri regionali e diciamo dalle regioni, e non sarà, come si dice, una rappresentanza delle regioni. Perché non sono legate assolutamente da un vincolo di mandato. E per quanto riguarda invece la raccolta di firme contro l'Italicum, perché noi avremo, oltre un Senato non più eletto dai cittadini, anche una Camera, praticamente nella maggioranza, non più eletta dai cittadini, perché con il voto, con il premio di maggioranza, l'iper maggioritario dell'Italicum, praticamente la maggioranza, il 54% dei seggi sarebbe attribuito al partito che ottiene il maggior numero di voti, un partito che poi può rappresentare una minoranza, una percentuale piuttosto bassa dell'elettorato italiano, quindi viene quello che stravolta la rappresentanza dei cittadini. Pensate che il 54%, 340 seggi sarebbero attribuiti al partito che prenderebbe, diciamo, acquisirebbe il premio di maggioranza, 40%, e la maggioranza, una buonissima parte di questi deputati sarebbero nominati dalle segreterie. Quindi il nostro diritto di voto doveva finire. Ecco, come stanno reagendo i cittadini? Perché l'impressione è che la maggior parte della gente non conosca neanche minimamente la riforma costituzionale. Oggi come li avete trovati? Ma noi facciamo dei banchetti che servono a raccogliere le firme contro le modifiche costituzionali. Il nostro è un comitato per il no. Tengo a precisare che il referendum costituzionale è uno strumento di opposizione a delle modifiche, non confermativo come si sente continuamente dire. E la gente com'è, informata? La gente non è tanto informata, diciamo, quello che cerchiamo di fare, oltre a raccogliere le firme, perché la raccolta delle firme, diciamo, è rilevante soprattutto per il referendum contro l'Italia, perché dobbiamo raccogliere in tutta Italia almeno 500.000 firme, quindi il nostro impegno è in quel senso. Per quanto riguarda il referendum invece costituzionale, il referendum si farà, ma raccogliamo le firme anche per il referendum costituzionale per dar forza e per dare, diciamo, voce ai cittadini, quindi far sentire più alta, diciamo, la loro voce. Ecco, l'ultima domanda, le previsioni quali sono in vista del referendum di metà ottobre? Cioè, che cosa vi aspettate, una vittoria dei sì o una vittoria dei no? Noi lavoriamo per la vittoria del no contro le modifiche costituzionali e poi per l'abrogazione dell'Italicum. Noi siamo orientati in questo senso, il nostro lavoro, la nostra raccolta, il nostro impegno, il nostro sforzo chiaramente è impegnato in questo senso. C'è grande volontà, grande impegno e continueremo in questo senso fino all'ultimo.